continuano a cercare nuovi elementi che possano aiutare gli inquirenti a chiarire i contorni del giallo di Katia Dello Marino. I carabinieri sono infatti tornati per un nuovo sopralluogo sulla scena del crimine dietro il Ponte del Diavolo, dove martedì 12 luglio la 40enne è stata ritrovata senza vite con la testa fracassata sul greto del torrente Afra alle porte di San Sepolcro. Un nuovo blitz dunque dei militari alla ricerca di nuovi elementi, questa volta avvalendosi dell'utilizzo di un metal detector, strumento in grado di intercettare eventuali presenze di metalli. Le ricerche sono proseguite per tutta la mattinata di mercoledì dai terreni limitrofi al bordo della strada, proseguendo anche lungo la direttrice che porta verso la località montagna. Ancora manca l'appello e l'arma del delitto, il movente e soprattutto il nome dell'omicida. Alcuni reperti sarebbero stati ritrovati, stando alle prime indiscrezioni, ma nulla di indicativo. A supporto dei carabinieri della tenenza di San Sepolcro, tre operai comunali che hanno ripulito la fitta vegetazione dove è stato ritrovato il cadavere della donna. Le ricerche potrebbero riprendere nei prossimi giorni e non è escluso l'arrivo anche di corpi speciali dei militari per verificare la presenza di strani oggetti sul letto del fiume. Il lavoro degli inquirenti intanto prosegue senza sosta, sotto la lente di ingrandimento le frequentazioni della donna, le sue amicizie, i tabulati di contatti telefonici, tutto nel tentativo di chiarire i contorni di questa vicenda ancora in cerca di risposte.